Chi l'avrebbe mai detto che sarei diventata una problem solver? Fin dai primi giorni al suo fianco, capisco che la vita della segretaria non è facile. Deborah, sono su Lungotevere e devo raggiungere il San Raffaele. Dove devo girare? Deborah, l'ufficio postale ha chiuso, c'è da consegnare il progetto entro la mezzanotte di oggi. Le do l'indirizzo della fondazione, ci pensa lei? Ah, dimenticavo. E prima di andar via, scriva un'email al rettore spiegandogli le istanze della sezione. Ma chi lo sa dove sta il San Raffaele e chi l'ha mai scritta una mail ad un rettore? Eppure, entro la mezzanotte, il progetto di ricerca è stato consegnato, la mail inviata e soprattutto il capo è arrivato per tempo alla riunione del San Raffaele. Oggi amministro condomini e quando la bomba d'acqua non consente alla vecchietta di uscire di casa o quando per la terza volta convoco un'assemblea che va deserta. Oppure, se autorizzo la sosta delle biciclette nel cortile condominiale, è perché i bikers mi stanno simpatici. So di dover essere io a prendere la decisione del momento e che nessuno mi dirà mai brava. L'unica cosa che mi consola è sapere che, uno, il diploma di ragioniera che mai avrei pensato di utilizzare nella mia vita, attualmente è la mia fonte di sostentamento. Due, la mia laurea di stampo umanistico mi ha regalato una duttilità mentale che si è rivelata determinante in molte occasioni. Ed infine, tre, l'esperienza. Tutta l'esperienza acquisita sul campo è il mio bagaglio in cui cercare e rimescolare le situazioni per tirar fuori la soluzione giusta. Ormai, quando faccio una scelta, sono consapevole che comunque vada sarà quella giusta. Non fosse altro perché nessuno prima di allora, affrontando quel problema, l'aveva risolto.